Sì. In basso sullo schermo c'è un'icona con quattro quadratini, toggle tile view, che fa apparire o scomparire la cosa in grande. Perché c'è la tua faccia. È una questione di risoluzione anche. Ah, ok.
Siamo 48. Occhio che però i flussi, anche i flussi audio appesantiscono, quindi se... Sì, ecco, ok, non ha l'audio del mio microfono, effettivamente, perché non rientra. Ok, anche questa è una boiata, no? Un errore mio di OBS Studio, no? Quindi, Stefano, per quando toccherà a te, segnati, abilitare anche l'audio del microfono. Dicevo, sono tre amici che uno dice, che si chiama HTML, dice, ma io so gestire bene i testi, li scrivo in una maniera che chiunque li può capire. Poi un altro dice, ma io sono bravo con i colori a fare la grafica. Ah, benissimo, allora tu fai CSS e fai la formattazione. Dopodiché, almeno diciamo dal 2000 in avanti, le pagine devono avere un'interazione con l'utente, no? E quindi sostanzialmente JavaScript dice, vabbè, io mi occupo un attimo di seguire quello che vuole l'utente e poi cambio quello che gli facciamo vedere a seconda del dispositivo in cui si trova, no? E comincia così per scherzo al bar e poi alla fine con HTML, JS e CSS si fa praticamente tutto, anche la piattaforma di meeting che stiamo usando, Jitsi, è fatta sostanzialmente con questi mattoncini qua, insomma, perché è una pagina web. Benissimo, allora, se volete provare a seguirmi, il sito su cui lavoro è questo. Il materiale, come ho detto, devo ancora finirlo, per cui ve lo pubblico sul sito di GeForce.it, magari ve lo pubblico, insomma, appena possibile. E vediamo se l'ho trovato io il cosa. Ok, quindi abbiamo detto che apro una pagina nuova e digito jsfiddle.net. Questo è una sandbox praticamente in cui c'è la possibilità appunto di scrivere del codice, anche se non è programmare, è l'HTML, JavaScript sì, potremmo già dire, e di vedere un attimino il risultato. Anche se qui non è necessario, normalmente le pagine HTML, vediamo, si riesce a leggere? Lamentatevi se c'è qualcosa che non... Sì, insomma, interrompete pure sempre uno alla volta perché i flussi audio, ben detto, hanno preso, no? Normalmente le pagine iniziano con un tag HTML, finiscono con un tag HTML, così, e dopodiché noi possiamo scrivere, per esempio, un tag H3 che sta per... Non ho capito se la domanda è rivolta a me.
Credenziali di un utente? Boh, mi aiutate? No, mi sa che a qualcuno che ha l'audio aperto per sbaglio, no? Quindi io posso scrivere del codice HTML qui e quando faccio run oppure io faccio Ctrl Enter, vedo qui il risultato. Quindi già io quando scrivo questo tag H3, la scritta, c'è qualcuno. Scusate, ma io faccio anche fatica a vedere chi è che parla. Per cui se Stefano riesce a silenziarlo. Ok, ok, sì, grazie. Quindi io scrivo H3 che sta per heading 3, intestazione livello 3, e me lo scrive insomma bello grande. Chiaramente se io scrivo H1 che è intestazione di livello 1, me lo scrive tranquillamente più grande in pratica. Ok. Ci sono altri tag interessanti, ad esempio questo lo copio e lo incollo, no? E questo mi consente di inserire un'immagine, un'immagine che viene presa da un altro sito praticamente. Quindi c'è un tag img e questo tag ha un attributo, anzi ha più di un attributo, c'è cioè un attributo src, no? Con appunto la sorgente di questa immagine che in genere è sul server locale, quindi basta mettere il nome, il percorso relativo alla pagina HTML che stiamo salvando. E qui infatti mi è andato a prendere il logo di gfos.it e me l'ha messo anche in queste dimensioni, 300 pixel per 300, cosa che non è esattamente giusta perché non è nelle proporzioni giuste. E quindi se io vado a impostare solo la larghezza, width, allora lui di conseguenza va a scalare l'altezza e quindi così mi inserisce la sua immagine. Quindi HTML è appunto un linguaggio a marcatori, nel senso che le istruzioni che noi scriviamo si aprono, no? Con un tag che ha questo carattere qua che si chiama bracket praticamente, quindi carattere di minore e il carattere di maggiore, così usati come se fossero dei parentesi, il nome del tag che è H1 e poi c'è la chiusura di questo tag. Che è lo stesso nome del tag con una slash davanti. Nel caso del tag img non c'è tag di chiusura perché non ce n'è bisogno, però normalmente appunto c'è un tag di apertura, un tag di chiusura e questo codice viene interpretato direttamente dal nostro browser, cioè quando il browser legge questa cosa qua su H1 decide, sa che lo deve stampare, diciamo, in una certa grandezza, più grande di H2 e H3, quantomeno. Però il browser potrebbe anche non avere un output visuale, potrebbe essere un browser testuale, usato appunto anche da non vedenti, e potrebbe essere un sacco, un'altra periferica, un qualcosa, insomma. L'HTML funziona sostanzialmente sempre così. Negli anni 90, fino quasi agli anni 2000, le pagine internet erano scritte tutte così. Allora, che cosa succede? Adesso lo rimettiamo in H3. Succede che io l'aspetto di questa pagina lo posso modificare. Con i fogli di stile, come dicevamo, no? I fogli di stile hanno tutt'altra sintassi, però normalmente gli si dà un'indicazione, no? Sugli elementi a cui applicare questo stile, e poi c'è un elemento aperto con due parentesi qua, graffe, praticamente. No, è che non riesco a zoomare abbastanza. Ve lo lascio più o meno così e cercherò di dirvi più o meno. Quello che sto scrivendo. Quindi io scrivo H3 spazio, apro una parentesi graffa, che poi questo strumento me la chiude automaticamente, perché chiaramente se non mancasse la parentesi di chiusura, poi tutto questo non verrebbe interpretato, no? E gli si dà appunto alcune istruzioni. Ad esempio, su tutte le sezioni che hanno il tag H3, e noi qui ne abbiamo una. Io posso dargli l'istruzione color due punti e gli metto un colore rosso. Rosso in linguaggio HTML si scrive appunto
Così, vediamo. Vedete che la scritta sotto è diventata rossa? Allora, praticamente il browser legge questa cosa, mi pubblica la scritta, ma legge anche questa parte qua e sa che quella scritta lì va in rosso. Qui il codice è appunto il massimo 255 per la banda rossa e 0 per la banda green e blu. Se la metto così diventa verde, ovviamente. Se metto FF alla fine diventa ovviamente blu. Per fortuna, di recente possiamo tranquillamente scrivere anche alcuni nomi di colore, ad esempio se io scrivo orange, lui interpreta questo senza dover stare lì ad utilizzare i codici in esadecimale, come facciamo in genere noi nerd praticamente. Benissimo. Chiaro fino a qui? Domande? Vediamo, aspetta, che furbo anch'io, faccio domande, chiedo, boh, vi vedo tranquilli o addormentati. Allora, in questo caso vado a scrivere anche qualche elemento di JavaScript. Scusatemi, lo copio e lo incollo, ma ve lo spiego un po' alla volta, perché veramente se no poi non arriviamo neanche alla mappa e soprattutto non arriviamo all'hacking, che era la parte che mi interessava di più. Intanto non so, vabbè, la webcam la possiamo ridurre ulteriormente e la piazziamo qui che è davanti alla pubblicità, così sappiamo che non mi va a eliminare alcune cose, no? Quindi qua andiamo, diciamo, a una parte, un minimo di programmazione e di interazione con l'utente. E allora, la prima riga io scrivo, dichiaro una variabile, var title uguale, aperte virgolette, e ci metto proprio un pezzo di HTML, una stringa che rappresenta un pezzo di HTML, è Hello World H1. E questa qui la utilizzerò più tardi, praticamente. Su questa variabile posso fare tante cose, ad esempio se io gli do la funzione alert, che è una funzione di sistema, alert e come argomento aperta parentesi title, di fatto lui mi app dovrebbe, adesso vediamo, dovrebbe aprirmi al caricamento della pagina, ci siamo, dovrebbe aprirmi una finestra di errore praticamente, un alert che è questa, l'aspetto della finestra dipende dal browser, dipende dal tipo di browser e mi risponde e mi mette proprio il contenuto di quella variabile title lì. Quindi qui impariamo che per disabilitare un'istruzione basta aggiungere in JavaScript, basta aggiungere un commento con due barre rovesce, quelle sopra il 7, no, due barre, quelle sopra il 7, meglio poi anche uno spazio praticamente, no? Dopodiché, per fare qualcosa dentro questa pagina, io devo dichiarare una funzione praticamente. Adesso questa non mi ricordo perché l'avevo scritta così. Comunque abbiamo una variabile che appartiene all'oggetto window praticamente e questa variabile corrisponde all'oggetto function aperta tonda, chiusa tonda. Vuol dire che questa funzione non ha particolari argomenti. Dopodiché aperta graffa. All'interno della graffa abbiamo il corpo, abbiamo quello che effettivamente la funzione andrà a svolgere. Quindi io ho dichiarato una funzione che si chiama window.changeTitle e questa funzione fa questa azione qua: document.getElementById titolo innerHTML uguale a title. Ok, quindi questa funzione va a cambiare un pezzo della mia pagina HTML. Allora, attenti che ripeto comunque, perché? Perché al momento non esiste questo oggetto qua, document getElementById titolo, non esiste. È un oggetto della pagina che devo scriverlo all'interno del HTML. E tra l'altro vedo che mi sono anche dimenticato di scriverlo negli appunti. Pazienza, sono cose che succedono. Quindi, per esempio, appunto, io posso andare a dichiarare un elemento div, vediamo se riesco a sbagliarmi, che
che contiene la mia intestazione H3, e a questo elemento div gli do un attributo id uguale titolo. Ok, quindi dichiarando, no, l'id di questo elemento, che chiaramente va dalla riga 2 alla riga 6, questo è tutto l'elemento titolo, no? Allora, a questo punto, con questa espressione in JavaScript, io vado a selezionare questo oggetto che è un div, che è appunto una sezione, la sezione di una pagina web. Viene usato proprio per suddividere la pagina web. E chiaramente questa funzione poi deve rispondere a un'azione dell'utente, in pratica. Allora, un attimo che devo aver dimenticato veramente qual era il feed da cui sono partito. Vediamo se mi trovo gli appelli. Intanto vi lascio. Poco male, perché lo stesso elemento lo abbiamo pubblicato anche qua, praticamente. Vi ricopio un attimo il sito nella chat, poi questo materiale lo ritrovate. Quindi questi sono gli esempi su cui cercherò di lavorare. Ok, benissimo. E andiamo un attimo a vedere la sorgente. Ok, quindi qui io adesso ho aperto il browser con l'esempio che mi ero preparato, perché appunto mi ricordavo poco, e quindi il codice HTML che avevo preparato è esattamente questo. Me lo ricopio per brevità. Ci sono anche dei tag in più, c'è il tag head e il tag body, che viene proprio utilizzato per gestire proprio le componenti standard della pagina. In questo caso non è particolarmente necessario. Ok, quindi rivediamo allora che cosa c'è nel codice HTML, no? Abbiamo detto, c'è questo tag div id titolo, che è un oggetto praticamente, c'è un oggetto H3, che è un'intestazione H3, e c'è l'oggetto immagine di prima. Rispetto a quello che avevo scritto prima, vediamo che qui c'è un attributo nuovo, no? C'è un attributo onClick sul tag immagine. Questo significa che quando l'utente andrà a cliccare con il mouse sopra questa immagine, che ha il logo di GeForce praticamente, viene lanciata la funzione change title. Ok? La funzione change title fa esattamente questa cosa qua. Prende l'oggetto do document, che è tutta la pagina HTML. Cerca tutti gli elementi della pagina se ce n'è uno che ha l'id titolo. Se non lo trova, si arrabbia e ci restituisce errore. In questo caso dovrebbe trovare questo elemento qua, che è proprio appunto il div che contiene la nostra H3. Dopodiché va a sostituire l'HTML interno a quella pagina là con la variabile title, che è Hello World. Ok? Quindi verifichiamo se funziona. Mi posiziono sopra l'immagine e clicco, e lui va a sostituirmi il titolo da Ciao Mondo diventa Hello World, e tra l'altro con un'altra dimensione. Quindi qui modifica proprio la pagina HTML. Ripeto, avete anche l'esempio qui sul mio sito, l'ho incollato un attimo in chat, ma lo trovate anche sulla pagina fi finale. Esercizio 1, se io vado a cliccare sopra l'immagine, mi viene fatta la modifica. Quando ricarico la pagina si carica normalmente. Chiaro? Quindi noi abbiamo praticamente una sezione della pagina HTML con i contenuti, abbiamo una sezione della pagina che è il CSS, che spiega come devono essere visualizzati questi contenuti, e la parte del CSS serve soprattutto per adattare la pagina a
all'utente o comunque ai vari device, e quindi io posso visualizzare diversamente le cose sul monitor o sulla stampa oppure su un tablet o su un PC, e questo è molto importante. E abbiamo visto che con JavaScript noi possiamo andare a modificare sia ovviamente la parte di CSS, sia anche la parte effettiva di HTML. Quindi cambiamo proprio anche i contenuti della pagina sulla base dell'interazione dell'utente. Qui sotto c'è un'altra funzione che è Change Color. In questo caso ha due argomenti, no? Cioè deve selezionare un elemento e un colore, quindi io devo dirgli quale elemento, e semplicemente non dice seleziono quell'elemento che tu mi hai passato come argomento, vado a vedere che stile ha, vado a vedere il colore che è definito nello stile e lo imposto al colore che mi hai passato tu. La stessa funzione l'abbiamo messa sull'evento on click, no? On click è un evento, quindi è un qualcosa che avviene in questo caso per interazione dell'utente, ma potrebbe essere anche il caricamento della pagina, il ricevimento di un dato, no? Quindi sull'evento on click viene lanciata dell'H3, viene lanciata la funzione change color. Vediamo allora se funziona. Faccio di nuovo run. Ho il mio ciao mondo che ha un color orange. All'on click io gli lancio la funzione con change color, quale elemento? Questo, quello in cui mi trovo io, e mettilo in rosso. Quindi quando io clicco diventa rosso. Chiaramente se cambio gli argomenti della funzione e gli scrivo ad esempio blu, torno a fare run, al click il mio ciao mondo diventa blu. Chiaro fino a qui? Domande? Apritevi pure il microfono se serve. Più o meno vi sembra di capire a cosa serve, oppure c'è confusione tra che cos'è JavaScript, eccetera. Beh, anche Luca Barbadoro penso che qualcosa ne sappia, no? Comunque, questa è proprio, diciamo, la base. Volevo orientarmi su questo aspetto qua, perché poi il codice lo si trova, gli esempi da seguire, però ovviamente se non si hanno le idee chiare, e nemmeno io ho le idee chiare il più delle volte, anche perché ci sono vari stili di programmazione e questo potrebbe essere il peggiore praticamente. Bene, mi preme ricordare appunto una cosa interessantissima, no? Che una volta per visualizzare una mappa su web, io vorrei capire, eccoci, sì. C'era questa cosa qua, no? Cioè sì, di Cavallino Tre Porti, forse le slide dovrei già caricarle, no? Che di fatto ha un web server, quindi map server in questo caso, e ha delle pagine scritte in PHP, questo era pmapper, che lo posso vedere ad ogni zoom, vanno praticamente a generare un'immagine della cartografia che io devo mostrare all'utente. Quindi dietro c'è proprio un software sul server che mi ha generato questa singola immagine e l'ha inviata al mio browser. Questa è davvero storia, e se non ci fosse stato questo saremmo ancora tutti col lucido alla finestra praticamente. Mi ero segnato anche il nome dell'autore, andatevelo a guardare. Bene, se adesso non so se avete voglia, ditemi anche di cosa vi occupate, però se c'è qualche funzionario pubblico, qualche funzionario comunale o qualcuno insomma che si occupa di pubblica amministrazione in generale. Cioè, se vi vendono ancora con 15 anni di ritardo, se vi vendono un sito fatto in questa maniera, cercate di farli. Ah, Roberto, sì, mi ricordo. Se comunque a scuola vi vendono praticamente un qualcosa per pubblicare mappe fatto in questa maniera, cercate di farli correre anche velocemente praticamente. Purtroppo io non ho un cane feroce, se no ve lo presterei. Perché assolutamente appartiene al passato questa cosa qua. La tecnologia attuale praticamente fa sempre affidamento sul concetto di Sleepy Maps, che è purtroppo inventato da Google. Quindi in gran parte noi abbiamo tutta una serie di tiles, di tasselli, che ci consentono di caricare velocemente il livello di zoom. Questo sicuramente ve lo sarete accorti quando appunto magari i livelli funzionano poco, poco alla volta. E si caricano un quadratino alla volta. Per esempio, andiamo a vedere il geoportale, un famosissimo geoportale che è quello di
della pubblicazione del catasto e che non ha voglia di caricarsi, niente, sa già che volevamo hackerarlo e quindi si rifiuta decisamente di si rifiuta di vado sempre dalle zone di a casa mia, ecco, no, vabbè, scusate, ma in catasto bisogna fare la coda anche quando si tratta di servizi digitali, no? Bisogna attendere. Vediamo un attimo. Codice di sicurezza non è corretto e qui purtroppo io risulto nella gara, se sono una macchina o un uomo, risulto quasi sempre un uomo. Sì, quasi sempre una macchina. Comunque, vabbè, lo vedete anche da qua, cioè vedete che lo sfondo viene caricato un quadratino alla volta. È un'esperienza che sicuramente avete fatto più volte. Qui mi dice ancora ricerca in corso, quindi freghiamoci e andiamo avanti con le mie bellissime slide. Ecco, allora qui c'era una cosa interessante, quindi per analizzare la struttura di una pagina web, torno qua, voi dovreste sì, allora sui browser in genere è sufficiente premere F12, il che vi apre una finestra che a volte è doccata da qualche parte, vi apre una finestra con tutta una serie di elementi. Gli elementi che interessano a noi, oppure dal menu c'è strumenti per sviluppatori. Io qui sto usando Google Chrome, ma anche su Firefox si apre con F12. Quindi che cosa è interessante? Che nella scheda Elements, praticamente noi possiamo andare a vedere l'architettura della nostra pagina. Questa è la pagina che abbiamo fatto prima, ho visto che c'è un div id titolo, quando ci passo sopra con il mouse me lo visualizza anche nella pagina, e c'è un div immagine che è questa. Nella pagina, nella console, praticamente io posso digitare dei comandi JavaScript, e quindi quelle funzioni che avevamo visto appunto in JS Fiddle, no? Quindi per esempio appunto il change color, le possiamo digitare direttamente qua. In questo caso la funzione change color dovrebbe essere già definita. Sì, change color mi fa vedere che è una funzione e che chiede e che è definita con due argomenti praticamente. Quindi se io voglio cambiare il colore del titolo, posso definire una variabile che si chiama titolo. Gli vado a dire document.getElementById, qui ho completamento automatico in pratica, e l'id era proprio titolo in questo caso, se non sbaglio, no? Tra apici, qui metto apici doppi, non c'è differenza, sarebbe meglio singoli praticamente, e quindi posso chiamare la funzione changeColor. Come primo argomento gli metto appunto la variabile titolo, che corrisponde al mio elemento. E scusate un attimo che ho perso, ecco, eccoci qua. E come secondo argomento gli metto un colore. Proviamo col gray questa volta, vediamo se funziona. No, non funziona perché evidentemente il titolo non la... Sì, no, change color, ok, praticamente. Perché il change color si applica a tutto l'elemento esterno. Comunque, dovrei prendere invece il getElementById class, ma mi viene troppo lungo. Quello che volevo dire è che la console la useremo anche dopo. Quello che mi interessava dire è che lì dentro, nella parte di console, possiamo mettere direttamente i comandi JavaScript. Questa non è riuscita, riusciranno meglio le prossime. Poi abbiamo la pagina Sources,
che visualizza i file caricati esternamente alla pagina, quindi le librerie che andremo a usare, Leaflet è appunto una di queste, e soprattutto la pagina network, dove cercheremo appunto di capire meglio come viene composta la nostra mappa, no? Quindi quando io aggiorno, adesso faccio Ctrl R, sulla scheda network, lui mi dà due righe perché carica appunto una pagina, un file HTML semplicemente, che è esercizio 1 index, e un'immagine che è il logo di GeForce. Cerchiamo di andare avanti. Allora, come slide mi pare che ero arrivato fino a qua. Allora, quello che mi interessa ovviamente, e intanto così le aggiungiamo praticamente, è l'esercizio numero 2, che andiamo a recuperare anche questo sempre su JS Fiddle praticamente, e provo a pulire tutto, poi vi condivido anche i Fiddle che ho preparato, non dovrebbero esserci grossi problemi. Vediamo un attimo se lo trovo. Ok, se avete dubbi, problemi, cioè avete capito più o meno come si usano gli strumenti di sviluppo del browser? Sì, no, boh, non si sa. Allora, qui andiamo a scrivere una pagina, ci mettiamo la nostra intestazione mappa e in questo caso ci mettiamo un div che chiamiamo map id, gli diamo l'id da map id praticamente, e con il nostro CSS andiamo appunto a dargli delle istruzioni su questo div. Vediamo un po'. Allora, quindi intanto qui è cambiato il modo con cui l'indirizzo, sì, il selezionatore del CSS, insomma, mi pare che si chiama così tecnicamente. Sì, occorrerebbe un manuale da tutti i comandi. Benissimo, allora il manuale nel 99 era cartaceo per HTML e quindi sostanzialmente bastava. Il manuale lo trovate qui su V3C Schools praticamente. Per cui oggettivamente io non faccio, sì, non vi spiego i comandi che uso, sappiate che esiste. Qui c'è per esempio appunto il link, il tutorial per i CSS, e sì, quindi questo effettivamente ho sbagliato l'indirizzo, vedi? Qui c'è il tutorial per il JavaScript. E chiaramente andando su HTML c'è il tutorial per l'HTML. Un attimo che mi correggo direttamente in diretta la slide. Ok. 4K. Ok. Sì, mi rendo conto che su queste cose volo un po' veloce, però più o meno dovreste riuscire a tenervi i concetti per quello che è possibile, insomma. Gnoppete. Allora, questo lo mettiamo di qua e qui lasciamo che si carichi praticamente. Quindi vado a crearmi un div vuoto e qui appunto come selezionatore posso fare riferimento direttamente all'id dell'elemento mettendoci questo cancelletto davanti all'inizio, no? Quindi mappid gli do un'altezza e una larghezza, gli avevo dato un bordo ma probabilmente ho sbagliato perché non si visualizza, e gli dico di metterci un background rosso. E scusate un secondo, perché mi pare ehi! Non mi si vede. Ah, ok, quindi sì, allora mi ha fatto uscire dalla stanza lui. Ok,
Un attimo di pazienza che lo riprendo. Sì, io sono, cioè sono dentro, vi vedo un attimo che... Sì. Allora, ho sentito l'audio dello streaming, probabilmente. Ok, scusate, ero uscito dalla... No, no, adesso dovrei essere dentro. E cos'è? Un'altra stanza con le stesse persone? Eh sì, no, è Campus che non sta attento. No. Ok. Vabbè, scusa, metto giù. Scusate, cioè, davvero mi sono avventurato a fare un po' tutto da solo e non era, cioè, si sapeva che non era una buonissima idea praticamente. Allora, a che punto vi ho perso? Vediamo un attimo. Più o meno 2 minuti, non so. Ah, ecco, perfetto, sì, allora, grazie, allora riprendiamo un attimo da lì. Quindi sulle slide, che abbiate pazienza a avere pubblico alla fine, trovate appunto a questo link anche dove appunto trovare i comandi. Ecco perché avevo chiuso questa finestra e per sbaglio avevo chiuso anche quella, che è v3school.com, e qui c'è proprio veramente, si può seguire man mano le cose, e questo sia per l'HTML che per il CSS, che per i JavaScript, poi anche per altri linguaggi. Insomma, non fatevi prendere la mano, che poi se no vi dimenticate di uscire al sole, come succede a qualcuno di noi ogni tanto. Però è sicuramente molto utile, direi, proprio nel momento in cui noi andiamo a generare un qualcosa con QGIS to Web, è sicuramente utile capire più o meno dove sono messe queste componenti qua. A questo punto, allora, andiamo a fare il nostro secondo esercizio. Quindi andiamo a creare un div, che appunto è questo elemento dell'HTML che serve così per dare una struttura alle pagine, con una immagine come sfondo. Eravamo qua, benissimo. Ok, allora riparto e ormai dovrebbe esservi familiare. Quindi io nell'HTML scrivo un H3, un'intestazione mappa, e la vediamo qui. Dopo gli scrivo un div mapped che lascio vuoto tranquillamente, no? Di per sé, appunto, un div vuoto non si visualizza, anche se ha delle proprietà. Quindi nel CSS è cambiato il selettore, no? Quindi come selettore io gli do cancelletto mapped, e lui va a selezionare direttamente solo questo elemento, mentre prima gli avevamo dato H3, e quindi lo stile che era applicato all'H3 sarebbe stato applicato a tutti gli elementi H3 di quella pagina praticamente, no? O di quel sito alle volte, perché poi il sito è lo stile. Se io gli aggiungo un elemento background uguale a red, praticamente mi fa ovviamente lo sfondo in rosso. La cosa interessante è che io come sfondo posso anche mettergli una immagine, no? Questa è un'immagine che io ho caricato sempre su amfad.it, e che è comunque esattamente un tile di OpenStreetMap. Allora, come abbiamo detto che con il JavaScript noi possiamo cambiare tutta una serie di cose, molto probabilmente possiamo, utilizzando JavaScript, possiamo andare a cambiare
modificare anche il background di questo div che noi abbiamo chiamato map.id praticamente, ok? Quindi cosa vado a fare? Qui ovviamente devo copiare e incollare un pochino alla volta. Per prima cosa vado a dichiarare due variabili, map small e map big, che corrispondono a due immagini no, saltiamo questo, scusate. Allora, per prima cosa vado a dichiarare una funzione. La chiamo change bg, no? Change background, e come argomento gli chiedo un argomento che si chiama map e che vado a definire io come voglio. Dopodiché apro la mia parentesi graffa e chiudo la mia parentesi graffa per andare a scrivere la funzione. Sto saltando da una finestra all'altra, purtroppo ho solo due monitor, ce ne vorrebbero quattro delle volte. Vediamo se la becco. Bene, perfetto. Ok. Quindi, poi vado, giusto per fare un po' di casino, vado ad aggiungere un altro elemento. Si può aggiungere un elemento che si chiama bottom e che fa esattamente un pulsantino, in pratica. Lo chiamo map, cioè ci metto dentro questo elemento il testo map small e mi crea questo pulsantino grigio map small. Ci clicco sopra, non fa niente, no? Poi ci sono altre modalità per fare i bottoni, i form, eccetera, no? Quindi in questo caso vado ad aggiungere poi a questo button un evento, sì, un attributo onClick che è già di suo legato all'evento onClick, no? E che mi richiama la funzione change background con argomento small, no? Ok? Quindi faccio un bottone e questo bottone mi richiama questa funzione qua con l'argomento small. L'argomento lo trovo nella variabile map che vive in genere all'interno della funzione, questa variabile. Cioè, se io faccio un'altra variabile, posso riutilizzare questo nome qua praticamente, mentre invece questo nome change background non lo posso usare. Però questa cosa dello scope delle variabili è una cosa su cui faccio continuamente confusione io, casomai Loris ne sa di più, insomma, però non mi avventuro a cercare di spiegarvelo, no? A questo punto io vado a metterci una condizione, visto che la funzione l'ho costruita io, si potrebbe farla molto meglio, ma l'ho fatto abbastanza in fretta, no? Quindi gli metto un comando JavaScript che dice if e confronta se la variabile che mi ha passato l'utente, la variabile map, è uguale alla stringa small. Ok? If map uguale uguale, if aperta parentesi, map uguale uguale, apice small apice, chiusa parentesi, apro parentesi graffa e chiuso parentesi graffa. Quindi se questa condizione è vera, come è vera quando l'utente clicca su questo pulsante map small, verrà eseguito il codice tra le due parentesi graffe. Questo è sostanzialmente come funziona JavaScript. Mi seguite o ci sono delle domande? Devo ripetere? Sì, se volete ripeto, se rimaniamo uno alla volta potete anche provare ad aprirvi brevemente il microfono, se no poi vi do uno spazio più avanti. Ok, allora, se clicco sul bottone map small, allora mi si viene chiamata questa funzione con l'argomento uguale uguale a small, decido di eseguire questo codice qua. Che cosa fa? Document get element by id map id, quindi mi va a recuperare sempre il mio id. Style, quindi verifica lo style di questo elemento, lo stile, no? E all'interno dello stile mi va a cambiare l'oggetto background image. Allora, vedete che questo style.background image applicato ad un elemento corrisponde esattamente alla parte background-image del foglio di stile. Quindi la sintassi è un pochino diversa, qui c'è una i grande, eccetera. Però vi basti sapere che esiste una corrispondenza che si chiama Document Object Model. Una corrispondenza tra tutti gli elementi dell'HTML che vengono resi
dal browser vengono resi accessibili come oggetti JavaScript predefiniti. Ok? Quindi all'interno degli elementi l'attributo style e all'interno dell'attributo style che sta nel CSS la proprietà background image è già codificata in maniera standard all'interno di JavaScript. Poi per dargli un'immagine c'è questa cosa URL per dargli un'immagine esterna, per dargli un'immagine interna non ne sono sicuro, dovrei guardare anch'io, per cui cioè, il manuale si usa comunque sempre. Vediamo, oh, funziona, incredibile. Non vi preoccupate se non avete capito che cos'è perché la finisco e poi vedo di rispiegarvela. E così me la rispiego anch'io e forse alla fine la capisco, perché non tutto quello che io riesco a fare, anche se riesco a farlo al primo colpo, non sempre lo capisco. Non è proprio il modo migliore di lavorare, però il più delle volte quando si deve ottenere un risultato può anche andare bene, insomma, dipende poi se va bene al committente, se va bene a chi ti paga. Quindi, allora, io ho queste due porzioni, no? Se l'argomento della funzione è small, mi va a caricare questa immagine che si chiama map01png. Se in tutti gli altri casi, l'else, però potrei metterci anche un altro if, lasciamo perdere, mi va a caricare l'altra immagine, map02png, praticamente. A questo punto vado a duplicare il mio elemento bottom. Il nuovo bottone lo chiamo map big e come argomento gli metto big in questo caso, no? Quindi quando l'utente clicca su questo bottone, map small, dovrebbe caricare l'immagine map 01. Quando l'utente clicca sull'altro bottone, map big, siccome la variabile non è uguale a small, allora carica quell'altra immagine. Qui potrei aver scritto qualunque cosa, però teniamoci big, che se poi io devo aggiungere un terzo bottone, una terza condizione, eccetera, lo posso sempre fare. Vediamo. Oh, è incredibile, funziona. Questo, francamente, è un pochino una sorpresa. Ok? Quindi vedete che io qui carico due elementi diversi di OpenStreetMap, non a caso, che sono della stessa, area geografica, con uno zoom differente. Quindi questo spiega sostanzialmente qual è il meccanismo fondamentale di una web map. Vediamo se funziona anche questo. Map small, map big. Oh, eccezionale. Incredibile, no? Non, cioè in genere non funzionano mai al primo colpo, almeno le mie. Però, per cui non scoraggiatevi se impiegate un poco per rifare queste cose. D'altronde il codice ce l'avete, ad esempio, eccetera, no? Capite che per fare il meccanismo che sta sotto una web map è infinitamente più complicato, ma non è essenzialmente diverso. Quindi noi abbiamo del codice JavaScript che prende il div della mappa e carica come contenuto o come background del div della mappa, carica un'immagine già pronta della mappa differente, praticamente. Allora, io non mi sono neanche preso da bere. Se qualcuno di voi vuole intervenire un attimo, faccio sì, vorrei. Siamo a un'ora, giusto? Sì. Allora, dite qualcosa, chiedete. Insomma, qui era il momento in cui io ritenevo un attimo di fermarmi e poi si comincia a vedere invece gli esempi di leaflet.js.com. Ok, no? Allora, Massimiliano dice abbastanza chiaro, boh, avete imparato cose nuove, c'erano cose, boh, se qualcuno appunto vuole intervenire anche in voce, ripeto, fino a uno o due flussi lo possiamo tenere tranquillamente, credo, non è che ci siano, sì, almeno ieri avevamo visto. Poi vedo che ogni tanto qualcuno si disconnette, può essere che sia un problema di connessione o anche di server. Ditemi se la qualità magari peggiora, anche se l'unica cosa che possiamo fare è ovviamente chiedere a qualcuno di passare sullo streaming e poi eventualmente ci si risente, ci si risente. Eccoci qua. Qualcuno vuole interagire? Oh, perfetto, bisogna installare. Boh.
Perfetto, allora bisogna installare un servizio, Antonio dice, bisogna installare un servizio web locale per fare i test. No, non necessariamente. Allora, questa piattaforma qua, cominciamo dall'inizio. Questo è non è il mio, è quello della moglie, ma insomma è ovviamente il mio desktop e qui ho un file HTML che sta sul mio computer. Quindi, e di per sé io quando faccio doppio clic su un file HTML, le pagine HTML si visualizzano senza problemi con il browser all'interno e anche alcuni elementi di JavaScript funzionano senza problemi. Che cos'è che non funziona? No? Chiaramente, ok, sì, no, la prima parte mi ero proprio dimenticato di attivare il video, sì, di attivare la fonte audio, il microfono, perché ho usato una modalità di streaming diversa da ieri e quindi vedrò eventualmente di ricommentare se mi ricordo che cos'era, se non abbiamo perso tantissimo. Quindi di per sé per testare una pagina HTML funziona anche scrivendo il file in locale, no? E quindi io lo posso scrivere, in genere lo modifico con Notepad++, oppure ci sono anche tutta una serie di altri elementi, no? Quindi questa è la pagina HTML che ha queste tre sezioni, cioè inizia con HTML, c'è una sezione head. E all'interno di un tag script JavaScript, c'ho tutto il mio codice JavaScript che avevamo di là, all'interno di un tag style che si apre con style e si chiude con style, c'ho il mio codice CSS. Per cui appunto di per sé per testare, per scrivere HTML e vedere che cosa ne esce fuori, si può lavorare anche in locale. Qual è il problema? Noi abbiamo visto che questo codice JavaScript può fare parecchie cose, può modificare il contenuto della pagina, può comunque accedere ad altre informazioni, può ovviamente leggere il contenuto della pagina, per cui è importante che il codice JavaScript che io eseguo sul mio browser sia esattamente quello che mi serve e sia codice di cui mi fido. Per questo, appunto, i browser per motivi di sicurezza non consentono di eseguire in locale codice JavaScript che è presente su internet, per cui per testare le mappe non si riesce a testarle il più delle volte a testarle in locale. Comunque lo potete provare anche cioè ci vogliono degli accorgimenti che per esempio adopera QGIS to web, vediamo se l'ho installato qui, no, non l'ho installato o forse non l'ho abilitato. Per cui il risultato di QGIS to web funziona anche in locale e può essere sicuramente un ottimo punto di partenza, no? Il risultato di QGIS to web, se qualcuno di voi appunto utilizza QGIS, vediamo se ecco, è esattamente una directory di questo tipo. Un po' più complicata, in cui c'ho comunque un index HTML, una directory JavaScript con tutte le librerie JavaScript praticamente, e di per sé funziona anche in locale, perché se io faccio doppio clic su index HTML, comunque mi si apre in locale. Ovviamente questa pagina, come avete visto, lo sfondo lo carica sempre da OpenStreetMap. Comunque questa era stata realizzata con QGIS to web. Serve invece un server locale quando io devo generare dei livelli VMS praticamente. Non è così semplice gestire e modificare l'audio di QGIS to web. No, è un casino. Nel senso che cioè, quello lì è stato scritto da programmatori veri. Però l'idea è che più o meno su alcune cose, al termine di queste considerazioni e con l'aiuto di queste slide e del video che vi resta, in qualche modo dovreste anche riuscire ad orientarvi. Dopo proveremo a cercare di fare qualche modifica. Però sì, non è semplicissimo.
Ma alcuni elementi, insomma, direi che è un buon punto di partenza perché scrivere tutto da zero può andare bene per elementi molto, molto semplici, insomma, praticamente, no? Quindi andiamo a vedere, sì, allora, andiamo a vedere un attimo quali sono le possibilità delle librerie JavaScript per creare una mappa, perché abbiamo detto che una web map, per come la intendiamo oggi, si compone di una pagina HTML e una libreria JavaScript, quindi tanto tanto codice JavaScript diviso in diversi file che consente appunto di gestire la mappa all'interno del div. E il codice JavaScript si occupa sia di gestire l'interazione con l'utente sia di modificare e visualizzare le cose. La libreria più semplice da cui cominciare è Leaflet, praticamente. Per cui qui cosa ci dice? Ci dice appunto che nella tua pagina internet, per prima cosa devi caricare con questo elemento HTML qua, con questo tag link, devi caricare il file CSS distribuito a Leaflet e questo lo si carica direttamente dal server di Leaflet. Dopodiché, con questo tag script, praticamente, devi caricare tutta la parte, la libreria JavaScript vera e propria. È molto importante l'ordine, quando seguite le istruzioni di questo o di altri tutorial, è molto importante l'ordine con cui caricate le cose. Infatti lui ti dice make sure you put this after Leaflet CSS, cioè assicurati di mettere questa chiamata al codice JavaScript dopo la chiamata al codice CSS, perché ovviamente qui all'interno alcune funzioni danno per scontato che sia già disponibile tutta la parte di CSS. Poi c'è l'elemento DVD MapID come l'abbiamo già usato praticamente e poi dice nello stile iniziale imposta l'altezza del tuo div su cui vuoi fare la mappa. Al momento, appunto, per creare una mappa, poi ci sono delle istruzioni JavaScript che cerchiamo di andare a vedere un po' alla volta. Comunque, qui il sito è Leaflet Example Quick Start, ve lo accedo, ve lo metto anche direttamente qua, praticamente. Alternative, sì, bellissime. Allora, sicuramente Open Layers, che anche questa è una libreria JavaScript molto completa, molto ampia, e al momento abbiamo diverse versioni, l'ultima è la 5.3 che addirittura ha un approccio quasi diverso praticamente, però si usa ancora Open Layer 2 su molti siti, su molti elementi praticamente, e volendo potete usarla, era un po' diversa e si trovano anche tanti libri su queste cose. Un'altra alternativa può essere Mapbox, che di fatto è creato dallo, se non sbaglio, creato e mantenuto dallo sviluppatore di Leaflet sostanzialmente, cioè lo sviluppatore che ha iniziato a fare Leaflet l'ha rilasciato in open source e ha trovato un'azienda, Mapbox, che gli ha detto: ah, perché non fai una versione premium per queste cose? Per cui tutte le migliorie che vengono pagate da Mapbox spesso si ritrovano anche in Leaflet e poi Leaflet c'ha tutta una serie di plugin. Chiaramente anche Google Maps ha lo stesso approccio, cioè io faccio una Google Maps API, però sì, non è per nulla libera, anche se cioè non è open source, non è libera, quindi non è oggetto, insomma, di questo webinar e in generale conviene starne alla larga perché cosa succede? Succedono cose tipo questa. Questo è un questionario che avevo fatto tempo fa e vedete che appunto su molti siti è successo questo, che improvvisamente la mappa di Google c'ha questo alert e dice questa pagina non carica correttamente Google Maps, no? Conviene usare Mapbox GL JS? Ma non lo saprei, dipende da cosa uno deve fare effettivamente, quale libreria usare. Sicuramente io ho visto un Mapbox GL, poi c'è anche Cesium per esempio della NASA che va benissimo per il 3D, Cesium JS,
No, aspetta, è ancora della NASA, non mi ricordo, no. Comunque anche questa è una libreria JavaScript, ma ripeto, non riesco a darvi informazioni fino a questo punto su cosa conviene usare. Oggi cerchiamo di usare Leaflet, ma quello che mi interessa è che vi resti in mente che qualsiasi libreria di fatto funziona più o meno in maniera molto simile a come abbiamo fatto adesso, qui impiega una vita a caricarsi, Cesium, molto simile a quello che abbiamo fatto prima, cioè esiste del codice JavaScript che si occupa di modificare l'aspetto della pagina creando di volta in volta una mappa secondo le esigenze dell'utente. Questo è comune a tutte le librerie JavaScript. Per riuscire a farci qualcosa, proviamo un attimo a lavorare con Leaflet. Quindi io riprendo più o meno quello che è la Leaflet Quick Start Guide, perché sennò veramente mi perdo nel tempo, e proviamo a creare sul nostro solito Fiddle, proviamo a ricreare appunto questo aspetto. Vado a ripulire tutto, poi alla fine, sì, ripeto, sulla pagina magari stasera, ecco, quando mi riprendo un po', trovate più o meno tutto il materiale che ho usato e anche i fiddle completi, per cui lo potete usare come codice. No, non usatelo come codice di esempio perché in rete se ne trova molto molto migliore, però insomma, vi ritrovate se volete ripercorrere il video. Ahia, no, non era questo, scusate. Dov'è finito? Era questo. Ok, esempio 3. Molto bene. Allora, qui andiamo a fare esattamente quello che ci aveva scritto, cioè nella parte di HTML, no? Noi mettiamo questo tag link. No? Quindi di fatto vado esattamente a fare quello che lui mi aveva informato di fare qua. Metti un elemento che carica il foglio di stile e un elemento che carica la libreria JavaScript. Questa magari è una libreria vecchia, però insomma, siccome mi pare che prima funzionava, non andiamo in cerca di alcune cose. Poi qui si carica anche un'altra libreria che probabilmente non è detto che serva, però intanto la lascio qui. Però questa cosa qui di caricare delle librerie esterne, ovviamente devono essere librerie affidabili, è una cosa abbastanza comune quando si vanno a creare le pagine web praticamente. In Leaflet, come ulteriore CSS, l'unica richiesta è quella di dare un'altezza al div che contiene la mappa, che in questo caso si chiama MapID. Quindi andiamo un attimo a vedere appunto il resto dell'HTML, ci ho messo anche qui un H3 mappa, un div mapid che è vuoto, esattamente. A questo punto, nella parte JavaScript, andiamo a comporre la nostra mappa vera e propria, ok? Quindi vado a scrivere var myMap, quindi dichiaro una variabile. Quale sarà il contenuto di questa variabile? Bene, la libreria JavaScript io la trovo disponibile come un oggetto JavaScript che contiene tutte le funzioni possibili, che si chiama semplicemente L maiuscola, no? Quindi qui, dove lui mi diceva di setting up the map, gli vado a dire var myMap L.map e come argomento prende l'ID del div in cui deve stare. Deve essere visualizzata la mappa, perché chiaramente all'interno della pagina potrei avere più mappe, più ID, quindi lmap map ID praticamente. Dopodiché è obbligatorio dirgli questo cavolo di mappa, anzi vediamo se così fa qualcosa. Benissimo, perfetto. Allora lui mi carica la mappa. Lmap map ID mi carica nel div una mappa con i suoi controlli zoom in e zoom out. Ovviamente mi sta mostrando il nulla, perché non mi hai detto che cosa devo caricare come livelli di questa mappa. Soprattutto non mi hai detto in quale angolo del mondo devi inquadrare questa mappa. Per cui per dirgli inquadra un angolo del mondo, gli si dà questa impostazione. Set view, aperta e chiusa, come argomento c'è un array con le coordinate,
in latitudine e longitudine. Ok, quindi ci siamo. La distinzione tra latitudine e longitudine la sapete già, siete in grado di vederla? In questo caso siamo nei dintorni di Padova, quindi 45 corrisponde alla latitudine. L'ordine delle coordinate è importante, se scrivessi 11,45 finiremmo nel dintorno dello Yemen praticamente. Qui nell'esempio appunto dice altre cose. Quindi il primo argomento è un array, no? Con le due coordinate. Il secondo argomento è il livello di zoom che noi vogliamo per questa mappa. Proviamo a dargli 10, per esempio. Perfetto. A questo punto la mappa sta inquadrando un angolo del mondo ben preciso. Perché non vediamo niente, secondo voi? Provate a intervenire, vediamo se vi siete addormentati tutti. Perché ancora non vediamo niente? Che cosa manca di essenziale per vedere qualcosa su questa mappa? Niente, perso. Ah, oh, benissimo, manca la fonte, cioè mi manca un livello, quale mappa caricare? Un livello, in questo caso partiamo dalla mappa di sfondo di OpenStreetMap che in genere viene usata dappertutto, ok? E qui allora io vado a definire un altro paio di... Quindi mancano i layer di questa mappa, è una mappa a zero layer, però già di per sé funziona, no? Quindi io qui vado a prepararmi queste due variabili che mi servono perché sennò poi queste stringhe lunghe sono problematiche, no? Per cui OSM URL, questa è una URL del tile server di OpenStreetMap. Se andate a vedere qui è un po' diverso, però l'oggetto fondamentale è LTileLayer, ok? Quindi andiamo a costruire questo oggetto fondamentale LTileLayer, che è appunto un layer TMS, che è un servizio abbastanza standard e che significa che va a caricare direttamente, come abbiamo detto, le piccole immagini di OpenStreetMap. Quindi varo SMLayer new L.TileLayer. Il primo argomento è l'URL del tile server, che viene esposta in questa maniera, non solo in Leaflet ma anche in altre librerie, cioè ci sono delle parti della URL che sono parametriche, quindi all'inizio la S che sono tra parentesi graffe, poi c'è Z che è il livello di zoom, X e Y. Di fatto appunto la mappa si arrangia a chiamare dei singoli PNG a seconda dell'angolo del mondo in cui siamo e genera questi tre parametri qua, questa lo fa proprio la libreria. Poi appunto abbiamo detto min zoom 8, max zoom 18, questi sono i livelli di zoom che abbiamo e poi c'ha come attribution, queste sono le proprietà, no? Allora mettiamolo un po' in bella. LTileLayer c'ha fondamentalmente due attributi. La prima è l'URL del server, del tile server da caricare e la seconda sono alcune proprietà della mappa, in questo caso min zoom, max zoom, attribution praticamente, no? Una volta che ho creato l'oggetto OSM layer, la cosa ovviamente importante che devo fare, gli dico prendi l'oggetto OSM layer, punto, chiami il metodo addTo, che quindi i metodi mi fanno delle azioni sugli oggetti JavaScript, e lo aggiungi all'oggetto MyMap. L'oggetto MyMap è la mappa che abbiamo creato praticamente. Oh, funziona, incredibile, funziona al primo colpo. Ok, quindi faccio control run e quindi con questo OSM layer addTo MyMap praticamente finalmente mi visualizza un primo layer praticamente. Dopodiché qui c'ho un marker vecchio, posso provare ad aggiungere degli altri elementi. Seguo sempre qui, mi pare mi dice c'è un oggetto marker, no? E semplicemente si crea con L marker, gli si mette un array di coordinate come argomento e gli si dice addTo MyMap sostanzialmente. Poi qui vi spiega anche come aggiungere un circle praticamente. Allora, vediamo un attimo. Vado a prendermi da qualche altra parte
Vediamo se avevo preparato alcune cose. No, questa era quella del dischi idraulico che per esempio, appunto, con delle librerie, questo è anche un sito che vi può essere utile per creare al volo delle mappe da condividere su web, anche con cose. Ovviamente è un po' più complicato, cioè qui c'è un back-end che ragiona dietro, no? E qui potete modificare direttamente gli elementi, insomma, no? Una cosa interessante è che su questa mappa, appunto, io abito più o meno da queste parti qua, insomma, vediamo se me lo... no, scusate. E quindi qui nella URL mi fa vedere anche precisamente latte long dopo il livello di zoom. Quindi più o meno a casa mia c'ha latitudine, il mio quartiere, diciamo, latitudine 45,89 e longitudine 12,31. Quindi vado a provo a farmi un marker di questo tipo. Un attimo che mi sono perso come si fa. Allora, quindi vado a dire var marker, me lo tiro su, uguale l.marker. Abbiamo detto che il primo attributo è un array di coordinate. Quindi 45839, virgola 12,31,89. Ok. A questo punto gli dico marker, l'oggetto marker, gli chiamo il metodo add to myMap. Vediamo se funziona, se c'è qualcosa. Eccolo qua. C'è capitato il mio marker. Direi che visto che c'ho il marker lì e quindi la mia area di interesse è quella, allora posso anche cambiare la view della mappa e metterla sullo stesso sulle stesse coordinate. Quindi vado qui sopra, vado a modificare, anche qui mettiamo un po' più in ordine, quindi un argomento per riga, vado a modificare questa parte qua e a questo punto è un po' bassa, però la mappa si apre con il marker al centro. Poi eventualmente la cosa prosegue per cambiare, sì, per aggiungere le interazioni, aggiungere un pop-up. Qua vi devo rinviare più o meno agli esempi. Vorrei capire se è chiaro più o meno il meccanismo. Quindi noi carichiamo la nostra pagina HTML e gli facciamo caricare per bene tutte le nostre librerie che ci servono poi per comporre la mappa. Dopodiché andiamo a creare gli elementi un poco alla volta. Avete visto che abbiamo creato il layer di sfondo e poi l'abbiamo aggiunto alla mappa. E poi abbiamo creato abbiamo creato l'oggetto marker e poi lo abbiamo aggiunto alla mappa. Cioè, l'importante è che vi sia chiaro questo meccanismo, cioè prima si creano gli oggetti e poi si visualizzano o si aggiungono in questo caso alla mappa in pratica. Ok, andiamo avanti e vediamo sempre così a naso che cosa riusciamo a fare, perché c'è una cosina importante. Allora, intanto passiamo un pochino alla parte di hacking, perché non vorrei mai dimenticarmela. Allora, un attimo che questo mi serve di qua. Allora, se io torno sugli esempi che vi avevo fatto, l'ho persa. Vabbè, amfad.maps, ok. Quindi questo sarebbe appunto l'esercizio 3. Forse manca l'elemento. Ecco qua, qui carica anche un layer JSON. Apro appunto la mia console F12 praticamente e quindi verifico sulla console, quindi sono sulla parte console. Quando io scrivo myMap mi restituisce appunto tutto l'oggetto myMap e vedo alcuni elementi che
che riguardano, tra cui anche probabilmente anche il layer, no? Su Sources io dovrei essere in grado di vedere anche la parte di JavaScript, infatti sì, perfetto. Ok. Quindi ciao, qui si chiamava workshop, il marker praticamente, che poi non è neanche messo, OSM layer praticamente. Quindi il comando che abbiamo usato era OSM layer, qui mi autocompleta praticamente. Come esiste il comando add to, dovrebbe funzionare anche il comando remove from. Chiaro? Quindi io con questo comando qua, osm layer remove from my map, vado a spegnere il layer e infatti il più delle volte quando noi abbiamo la leggenda con i layer che si accendono e si spengono, non faccio tempo a farvela vedere, ma sostanzialmente è abbastanza automatica e la trovate qui all'interno dei tutorial in genere, ho la possibilità. Scusate, ok. Ho la possibilità quindi di accendere o di spegnere un layer, no? Faccio remove from, faccio add to. Allo stesso modo posso da console praticamente posso anche rivedere le. Sì, posso creare un nuovo layer, aggiungere altre cose. Quindi posso modificare sul mio browser, posso modificare anche delle web map che non ho fatto io, oppure come spesso mi è capitato, appunto, fare delle attività di hacking, cioè nel senso la MOM, per esempio, che è il provider di trasporto pubblico qui in zona, pubblicava una mappa con tutte le sue fermate, la pubblicava ovviamente in Google Maps e sostanzialmente il file però con i punti delle fermate non lo distribuiva da nessuna parte se non in questa web map e c'era la possibilità, insomma, smanettandoci un poco da console, di scaricarsi le coordinate di queste fermate. Io l'ho fatto per la redazione di un Paes, no? Per cui torniamo qui al nostro bellissimo geoportale che è fatto su una libreria JavaScript tutta risviluppata, un prodotto GeoPoi, quindi una libreria JavaScript tutta risviluppata da Sogei, che è appunto la controllata di Agenzia delle Entrate. Ecco, vedete che qui carico i vari quadratini praticamente. Se io vado dentro Network, all'interno appunto della lista delle chiamate dovrebbe vedersi, no, qua non si vede nulla perché l'ha già richiesto, dovrebbe vedersi comunque ad ogni livello di zoom, si riesce? Ecco, con molta calma viene chiamata una URL che ha come risposta esattamente l'immagine. Ok? Quindi all'interno della scheda network voi vedete la risposta. E potete anche con tasto destro Open in New Tab, potete anche vedere l'indirizzo diretto di questa immagine, che questa arriva da un server VMS, viene generata al volo come server VMS. Allora, questo bellissimo prodotto, no? Qui c'è qualche errore nella richiesta o nella risposta del server, probabilmente, insomma. Cioè, ci potrebbe essere troppo carico sul server, cosa che succede ovviamente sul server VMS dell'Agenzia delle Entrate, no? Però anche qui di fatto tutto questo elemento è basato o su Leaflet o su OpenLayer. Noi abbiamo un oggetto G che si chiama gmappa e che corrisponde esattamente al nostro oggetto mappa di Leaflet praticamente. Quindi io posso interagire con questo oggetto da console. Per esempio, vado a scoprire che esiste una proprietà che si chiama underscore base layer e che c'è su tutte le istanze di GeoPoi, anche su altri siti praticamente, e che mi dà una lista, no, di layer di base che ovviamente in questa mappa sono spenti. Perché sono spenti? Sono spenti per questioni di licenza, no? Perché la licenza del VMS del catasto prevede appunto che non venga usata per scopi commerciali, che non venga
usata per creare opere derivate, e se io sovrappongo il layer delle particelle all'ortofoto, per esempio, già vado a creare un'opera derivata. Quindi, per rispettare la licenza e per non trovarmi non volendo a creare un'opera derivata all'interno del mio browser, io vado a spegnere tutti i livelli catastali e provo così a livello proprio di test, no? Provo a vedere se io gli dico g_map._baselayers. Tra questi base layer ce n'è uno che si chiama orto, e quindi credo che abbia a che fare con gli ortaggi, e questo layer ha un metodo che si chiama setVisible, e che se io lo ricerco, vediamo, no, non me lo ritorna. Adesso non mi ricordo come l'avevo scoperta questa cosa. Comunque, io, giusto per non sbagliare, provo ad impostare questo metodo setVisible a true. E in effetti vedo che è già presente un layer con l'ortofoto Agea, credo 2015 in qualche modo, e che io lo posso tranquillamente accendere o anche spegnere. Adesso gli dico setVisible uguale a false, e così ci sono anche degli altri oggetti in questo base layer. Spegnerlo non lo spegne, vabbè, può essere altre cose, no? Per cui di fatto, appunto, se volete provare, io non lo posso fare perché sto condividendo lo schermo, quindi violerei la licenza, però se volete provare avete anche la possibilità di accendere un layer di sfondo direttamente sul Geoportale catastale. Passiamo un attimo a caricare. Domande, problemi, dubbi? Che ne so io, no, cioè, adesso, cioè, ripeto, state attenti perché, cioè, infrangere una licenza così fatta coi piedi è un attimo, cioè, proprio una cosa incredibile, no? Però, più che altro ci aiuta a conoscere meglio questo progetto GeoPoi, no? Che è una cosa bene, vedo reazioni interessanti. No, 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 beh, insomma, sì, è registrato, mi raccomando, è registrato. No, ma la chat no, poi la chat la buttiamo via, insomma, no. Comunque, questo lo potete testare, ecco, praticamente, lo potete testare, una cosa. No, no, è comunque una feature di GeoPoi, ovvio che quando loro vanno a modificare l'istanza, è un attimo, diciamo, eliminare i base layer. Però di fatto, ok, un ciao a chi ci lascia, troverai comunque la cosa, la registrazione. Però di fatto è comunque più che possibile questa cosa qua, nel senso che è l'utente che va a generare questa immagine, con l'attenzione che poi non può farsene nulla, al massimo, insomma, può stamparla e appenderla in bagno, citazione di Andrea Borruso praticamente. Allora, andiamo a vedere come mettere un GeoJSON, no? L'esempio di riferimento è questo qua, using GeoJSON with leaflet, praticamente. E siccome non mi ricordo assolutamente dove diavolo l'ho messa, andiamo a fare tasto destro, visualizza sorgente pagina, e vediamo un attimo come ho fatto ad aggiungere questo GeoJSON delle province. Allora, prima di tutto serve un file GeoJSON con le province. Che tra l'altro è anche abbastanza strano perché sì, erano le province? Sì, sono le province del Veneto, no? E in questo caso l'ho caricato su questa URL qua. E in benissimo. Allora, noi eravamo arrivati qua, quindi andiamo sul nostro JS Fiddle, e questa è una cosa facoltativa, però se per seguire bene il tutorial, mi pare che corrisponda esattamente a questo. No, non rispondo. Sì, esatto. Vado a generarmi prima uno stile da applicare a questo layer. E anche lo stile è un elemento di
di leaflet abbastanza chiaro. In questo caso vado direttamente a definire una funzione, la sintassi è un po' diversa, quindi vi confondo un po' le idee, ma ambedue le sintassi sono giuste. Poi non so, casomai Loris, che è più esperto di JavaScript, se vuole chiarirci le idee. Comunque, qui mi dice praticamente che io genero una funzione che si chiama doStyle, eccetera, province, perché questa è stata fatta quasi sicuramente automaticamente da QGIS Web, no? Quindi codice scritto da gente brava, che prende in argomento una feature, perché ogni provincia potrebbe avere il suo colore, no? E qui mi ritorna tutti gli attributi, tutti gli elementi dello stile. Come faccio a sapere quali sono gli elementi dello stile? Allora, oltre a questi esempi che vi invito, Leaflet Tutorials, che vi invito più o meno ad andare a vedere, su Leaflet, ma anche su tutte le altre... Le altre librerie sostanzialmente c'è una reference che è esattamente questa. Quindi per ogni oggetto io posso andare a vedere quali sono gli elementi, come si costruisce. Vediamo se esiste un oggetto styles. Vediamo. Questo no, questo no. Ecco, per esempio c'è un metodo styles che è del layer praticamente. È un metodo del layer o della feature direttamente, però la pagina della reference è quella che vi aiuta ogni volta, che ci aiuta, perché insomma anche i programmatori esperti poi se la vanno a vedere, quindi non io, quelli esperti sul serio, insomma, se la vanno a vedere ogni tanto. E torniamo al mio JS Fiddle che mi sono perso, per cui io vado a scrivere del codice che mi prepari uno stile. In questo caso lo stile non è associato a un oggetto ma a una funzione, ok? Chiaro? Mentre prima avevamo fatto il marker, era associato a un oggetto che si chiamava marker. Però in JavaScript io posso anche creare una funzione che mi restituisce cose, sostanzialmente, no? In base alla feature. Adesso vediamo come verrà utilizzata ulteriormente questa cosa. Andiamo a recuperare il codice e gli approcci possono essere vari. Quello più produttivo è quello di dapprima creare un oggetto che si chiama province JSON e che è assolutamente vuoto. Quindi anche qui io uso un metodo che è new l.geojson, che quindi mi va a generare già un layer di tipo geojson. Come contenuto del layer è vuoto, però gli assegno già la proprietà stile. Qui ci sono tutte le proprietà, ok, tra parentesi graffe, in questo caso una sola, e come proprietà stile gli dico: mi prendi il risultato della funzione doStyle cisre province, ok, che quindi corrisponde in questo caso a tutte queste cose qua, però la funzione potrebbe anche avere ulteriori risultati. Allora, mi interessava farvi vedere come sono definiti i layer. Vedete che i layer della mappa OSM layer c'ha new l tileLayer, quindi è il tipo di layer, insomma il metodo è il tipo di layer, l'oggetto cambia, ma normalmente c'è sempre due parametri. Il primo parametro che riguarda il contenuto, che nel caso del tileLayer è una URL. Il secondo parametro è tutta questa cosa tra parentesi graffe che riguarda le proprietà. E in questo caso c'è solo la proprietà stile, ok? Quindi quando vado a creare un layer in leaflet, ho almeno due parametri. Benissimo. Quindi l'approccio è proprio quello di creare un layer vuoto e poi con questo elemento qua, che usa invece l'altra libreria che abbiamo visto prima, usa la libreria jQuery. È caricata? Sì, ok. Quindi questo elemento, quel dollaro, si riferisce all'oggetto jQuery, no? Che è una libreria esterna, anche questa sarebbe da studiare, però sostanzialmente questo è un esempio che mi pare ci sia anche qui, vediamo. Vediamo se fa la stessa cosa. LJSON, no, ecco, qui lo costruisce direttamente. Qual è la differenza fondamentale? Se vedete, qui lui definisce direttamente nel codice il contenuto del JSON. Questo approccio
è perfetto, perché appunto vedete che questo è proprio il formato GeoJSON. Se io vado a prendermi il mio file province GeoJSON, vediamo se ce l'ho, sì, il formato di un GeoJSON è esattamente quello. Cioè file feature collection, allora visualizza, attiva capo automatico. Di fatto appunto c'ho una feature, ciascuna feature che è definita con una serie di oggetti e una serie di proprietà, area, eccetera. E di questi il più importante è questo oggetto geometry. Vediamo se riesco a ingrandire un po'. Che è composto, oltre a dargli il tipo di geometria, in questo caso poligon, c'ho anche una sfilza di coordinate che mi definiscono tutta la geometria. Per cui di fatto il formato GeoJSON è un testo che è molto simile agli oggetti di JavaScript, è compatibile con gli oggetti di JavaScript. JSON sta per JavaScript Object Notation, praticamente. Quindi, mentre nel tutorial viene costruito il layer direttamente scrivendo il JSON dentro il nostro codice, noi su questa mappa qua abbiamo bisogno di caricare un file esistente. E per caricare un file esistente l'approccio più semplice che si trova in giro è proprio quello di creare prima il layer vuoto e poi utilizzare questa libreria per leggere il file JSON esterno, in pratica. Al termine della lettura del file JSON, lui lancia questa funzione, si chiama funzione di callback se non sbaglio, in cui prende l'oggetto provincia JSON, che al momento non contiene dati, e gli chiama il metodo addData aggiungendo i dati che lui ha trovato dentro il file provincia JSON. Chiaro più o meno il meccanismo? Quindi sostanzialmente abbiamo all'interno di JavaScript abbiamo un cinese sul server di JSFiddle che prepara il contenitore province JSON e gli dà anche già lo stile. Poi telefona l'altro cinese in Cina che gli dice: senti, mi mandi tutti i poligoni delle province. L'altro cinese dalla Cina glieli detta per telefono molto velocemente e man mano che glieli detta con questo metodo province JSON, il cinese che abbiamo su JFiddle riempie lo scatolone. Vabbè, non, sì, non c'entra il cinese, però diciamo la marmotta, ecco, non lo so, non voleva ovviamente essere discriminatorio, però sono due elementi che si parlano da un server all'altro. Non so se appunto ho chiarito qualcosa o ho fatto peggio. Alla fine, ovviamente, abbiamo una riga che dice: ah, perfetto, sì, ci sono anche funzioni più moderne, effettivamente. Senza dover usare la libreria di jQuery, no? Quindi c'è una funzione fetch che viene eseguita direttamente dal browser, anche quella è interessante, quindi questo codice effettivamente ha qualche tempo in meno, ok? E dopodiché abbiamo la nostra chiamata province JSON add to my map. Mi pare che qui su JSFiddle non funziona, vediamo se mi dà un qualche errore. File to load resource net, sì, però qui la trova e probabilmente è un problema di course, sì, di cross domain, appunto, quello che vi dicevo prima, cioè all'interno di JSFiddle è un po' rognoso e soprattutto lui dice: ok, mi stai scaricando tutta una serie di dati da un dominio che io non conosco, il browser www.amefad.it, ma tu ti trovi all'interno di un dominio che si chiama jsfiddle.net, per cui non ti lascio proprio eseguire, perché all'interno dei dati che scarichi potrebbe esserci del codice eseguibile. Ad ogni modo, se lo vedete qui e se poi lo scaricate, vi manderò direttamente lo zip, evidentemente funziona e abbiamo questo layer che si chiama province JSON. Proviamo a dare di nuovo remove from a mappa, mi pare si chiamava my map, e quindi così lo spengo e con add to lo accendo. Allora, a me interessava arrivare fino a qui sostanzialmente.
La cosa interessante, adesso rispondiamo, la cosa interessante sarebbe aggiungere un layer VMS sostanzialmente, però siccome non c'è grandissima differenza tra il layer VMS e il TMS, non ve lo faccio dal vivo, ma vi faccio un attimo vedere più o meno come si fa sul tutorial, no? Non ho altro che appunto da impostare una variabile, detail layer VMS, mentre prima avevamo usato TMS, chiamo l'URL solo del server e poi VMS option e poi lui si arrangia ad eliminare le altre cose, a generare appunto le chiamate al server VMS. Vi faccio vedere l'esempio che vi avevo fatto vedere prima sul rischio idraulico. Dove sta? Ok, perfetto, un po' grandina. Dove appunto vi faccio vedere che se io potremmo anche chiamare tirare via lo sfondo, vediamo se c'è il layer. Quindi anche qui allora io ho un oggetto map. Io lo chiamo, mi restituisce alcune cose, l'oggetto, eccetera, tra cui dovrebbe restituirmi anche il layer group, anche se non mi dice di preciso come si chiama, e quindi in questo caso appunto c'è questo è l'output proprio di geo di l'output di come si chiama? QGIS2Web, no, finalmente, scusatemi. E quindi appunto in questo caso la libreria, ah ecco perché scusate, questa è la libreria Open Layers, no, allora volevo solo farvi vedere il fatto che quando io vado a zoomare, se io vado sulla lista network, qui trovo appunto delle chiamate al TMS che sono le chiamate del server di OpenStreetMap, no? Mentre invece poco più sotto trovo le chiamate al server VMS del comune di Conegliano, praticamente. Però qui avevo usato un'altra libreria che è OpenStreetMap. Allora, benissimo, allora via sotto con le domande, ce n'è già qualcuna, anche perché ormai dovremmo aver più o meno finite. Allora, quando hai estratto i dati delle fermate del trasporto pubblico locale, avevo un file JS che poi hai trasformato in GeoJSON. Immagino di poter usare in QGIS. Sì, allora, era una cosa molto semplice, adesso non c'è neanche più quel sito, però sostanzialmente andando a visualizzare che cosa mi scaricava giù, scaricava un array JavaScript da Google che per fortuna aveva le coordinate in chiaro, perché Google in realtà, appunto, le API di Google servono proprio per nascondere quasi completamente gli elementi della mappa, no? E quindi è stata una fortuna, diciamo, che li avessero lasciati in chiaro quella volta, o forse un'inesperienza loro, o non avevano pagato l'abbonamento, chi lo sa, un qualcosa di simile. Poi appunto mi si chiede, posso rivedere il tuo esempio di prima questionario su mappa? Ecco, quella era una cosa molto molto interessante, che ovviamente come le cose interessanti non si può fare più. Allora, questo questionario su mappa in realtà è un modulo, era un form di Google praticamente, che io ho generato. E poi ho condiviso con una URL. In questo caso, però, sul sito della mia azienda, che è www.tepco.it, beh, vi posso anche incollare questa roba vecchia, se volete vi incollo anche l'esempio, praticamente. E in questo caso, però, c'è una pagina PHP, quindi sul server, che chiama il questionario e lo spezza in due. La prima parte la visualizza sopra. E la seconda parte del visore sotto, in mezzo, mi chiama appunto un file con la mappa. Su questa mappa, quando io sposto il segnalino, se vedete, cambia il contenuto di questo campo del questionario qua. Quindi c'è una funzione JavaScript che quando io vado a spostare il segnalino, mi fa document, mi dice prendi le coordinate dalla mappa intanto, no?
E poi vale a scrivere in un campo qua. Adesso con i form nuovi di Google non si capisce più il nome del campo. Sì, non sto più condividendo lo schermo, scusate. Rieccomi, torno indietro, grazie per l'interruzione, perché sì, veramente lo spazio è poco. Allora, torno al questionario. Allora, se vedete, il questionario è diviso in due, quindi c'è una parte sopra e una parte sotto, e questo è il questionario originale. Lo vedete chiamato nella pagina, no, non nella pagina network, perché questo avviene tutto sul server, per cui qui serve anche un backend. E di fatto la parte della mappa va a compilare questo campo qui, e poi di fatto, se si fa continua, prosegue le altre cose. Però non si può più fare praticamente. Dopodiché Giuseppe giustamente dice: perché un VMS bisogna usare Map Server o GeoServer? Sì, o anche QGIS Server praticamente. Però sì, è un po' più complicato. Bisogna cominciare, appunto, bisogna poter gestire un server, come minimo una macchina virtuale. E insomma, ci vogliono competenze anche sistemistiche. Bisogna avere sotto mano le cose. Dai Google Form non si può recuperare i dati di posizione, non lo so, bisogna chiedere a Google, magari pagando con lui sì, ma io credo che adesso vi ho dato anche dei buoni elementi per creare un piccolo form che fa esattamente questo. Se no, vi condivido questo repository e vediamo se c'ho anche qualcosa che è stato pensato e verrà usato presto per fare come da feed di questa mappa qua, che è una cosa che sta facendo il mio collega, appunto. Se qualcuno di voi fa subacquea, ecco, potete anche cercare appunto su Google come iniziativa mappa alla pinna. Si tratta di segnalare le popolazioni di Pinna nobilis in laguna di Venezia. E al momento, ripeto, questo repository qua contiene esattamente gli elementi per fare le segnalazioni. Ci lavorerò ancora probabilmente, e di fatto carica proprio una mappa e la visualizza. Adesso non mi ricordo bene dove l'abbiamo pubblicato. L'abbiamo pubblicato qua, perfetto. Ok, questo è il risultato del repository, per cui io direi mi farei qualcosa di alternativo, no? Quindi questa è una mappa che carica un WMF, è esattamente caricata con Leaflet, potete andare a guardarvi il codice. Quando io vado a fare un click, mi aggiunge un marker e mi prepara un form che io vado a compilare, e poi posso fare invia, e questo form poi va ad alimentare un file CSV. E sulla pagina che vi ho fatto vedere prima, che era quella di umap.openstreetmap.fr, beh, vi condivido anche questa URL se volete copiarvela. Questa appunto è una pagina fatta con questo servizio UMAP, che è sempre open source, ma utilizzato un po' da tutti. Di fatto, poi questa pagina utilizzerà come sorgente remota il CSV, perché qui si può caricare appunto dati remoti, scegli il formato dei dati CSV, insomma. Quindi questa è sicuramente l'alternativa se io devo adesso raccogliere dei dati di posizione con un form, cioè non vado più ad usare i form di Google, perché probabilmente benissimo, vedo che qualcuno ha già usato UMAP. Bon, dubbi? Altro? Perplessità? Sogni nel cassetto, altre cose da hackerare? Volete che proviamo a vedere qualche altro geoportale? Come è fatto? Andare a vedere. In genere, studiandoci un po' sopra, insomma, si riesce ad arrivare. Per esempio, ecco, una cosa interessante è che moltissimi site comunali, regionali utilizzano appunto dei VMS, Dark GIS Server. E andando a leggersi appunto, per esempio, mi pare il sito del comune di Bergamo, andando a leggersi nella pagina network quali sono le URL che chiamano, poi si scopre che sono tutti aperti, magari i servizi VMS, no? Vediamo, geoportale comune di Bergamo.
È stato registrato l'incontro? Sarà possibile? Sì, sarà possibile rivederlo sicuramente. Allora, è stato registrato. Ahia! È stato registrato solo su YouTube e quindi speriamo che sia andato tutto a buon fine. C'è quel problema che manca un pochino di audio, ma vedrò di aggiungerlo eventualmente, se possibile. E siccome non lo lasceremo vita natural durante su YouTube, fate sempre riferimento al sito dell'associazione GeForce.it. Su questa pagina di programma, quindi qui c'è il link della diretta YouTube che poi dovrebbe rimandare al filmato registrato. Poi, quando verrà spostato, verrà cambiato. Aggiungerò, se possibile, il materiale, i link ai JS Fiddle, che molto probabilmente metterò tutto in una pagina. Però non formalizzatevi su quello che vi ho fatto vedere io. A me interessa che voi più o meno, per chi ne era completamente digiuno, abbiate capito due o tre concetti su che cos'è l'HTML, che cos'è JavaScript e vagamente a che cosa servono, insomma, no? Poi ovviamente sì, sul sito trovate l'elenco degli incontri estivi che adesso abbiamo messo anche qua. Trovate le istruzioni per iscrivervi all'associazione e se poi questo o gli altri webinar tutto sommato vi sono piaciuti, ritenete che abbiano un certo valore per voi e vi fa piacere anche contribuire alla vita dell'associazione, cercando bene c'è sicuramente la possibilità di fare una donazione. Forse dovremmo metterlo un po' più invisibile il bottone PayPal, Stefano, che dici? Al momento, se andate su iscrizioni rinnovi, c'è un link PayPal, però cioè, così, cioè, visto così, il sito sembra quasi che non abbiamo bisogno di soldi, no? Parte con i 30 euro di default, ma potete mettere qualsiasi